Se lo ha fatto, non aveva scelta farlo. E quindi decide di coinvolgermi? Non posso avere precedenti. E il giornalista da strapazzo, neanche noi. Tu allora, lasciami stare. Che si fa? Non lo so. Usiamo la candeggina, puliamo l'interno, eliminiamo il DNA, diremo che non guidava lui e fine. Sì, la candeggina e dell'olio d'oliva anche. Un tizio che viene a parcheggiare da Fara per puro caso. Rifletti quando parli. Bene. Che cosa fai? Chiamo Selim. Che c'è? Se sospettano di lui, ci possono ascoltare. Ma non abbiamo fatto niente. Che vuol dire che ci ascoltano? Ho mentito, quindi sono complice. Tu hai mentito. Adesso che sei qui, anche tu. Ehi, è aperta. Lina, non toccare niente. C'è la chiave. Vieni qui. Va spostata. Spostiamo la macchina. Se la trovano qui, sono fregata. No, io non posso restare. Karim mi sta aspettando a casa con i bambini. È il primo giorno di Ramadan. Affidiamoci a Dio. Torniamo tutte a casa e pensiamoci domani, con calma e tranquillità. Ah sì, torna a casa calma e tranquilla. E la macchina resta da me. Ma che vorreste fare? Sì, che facciamo? Non lo so. Ma una cosa è certa. Se Selim va in prigione, la mamma non lo sopporterà. E lo sapete. Dobbiamo risolverla noi. In che senso risolverla? Sì, in che senso noi?